Sera ragazzi, io sono Dav. Oggi ragazzi siamo qui per la prima volta su The Journey, un gioco molto particolare che ho acquistato su PlayStation e volevo provarlo insieme a voi, quindi iniziamo subito a giocare. Allora, nuovo viaggio. Quindi ragazzi, The Journey italianizzato vuol dire appunto il viaggio e adesso vedremo che cosa ci aspetta. Quindi adesso c'è un bellissimo schermo bianco che non so se... Ok, inizia. Siamo nel deserto? Possibile? Allora, non so neanche che gioco sia, mi hanno tutti detto però che è un gioco veramente carino. Cioè ovviamente non è un capolavoro, magari non è un The Last of Us, ma comunque è molto carino per il suo genere. Con quale musica molto carina. Ok, la grafica è abbastanza particolare, che cosa sono quei cose onestamente non lo so. Siamo due... Ah, sono delle tipo lapidi? Oppure dei totem? Tipo di Skyrim, per farvi capire. Una cometa, o quello che sembra. Ok, è una introduzione abbastanza particolare. Oddio, chi è questo uomo incredibile? Salve, siamo noi? Non lo so. Ok, sta andando all'indietro, che cosa succede? Ok, devo tenere così il controller, perfetto. Ah, muovo... Ah, muovendo il controller io muovo la visuale. Ok. Particolare come cosa. Poi con questo mi muovo. Fighissimo, guardate che figata. Quindi io se giro così, giro la visuale. Ma che figata. Se io ragazzi devo muovere il controller, per farvi capire. Che figata. Ovviamente posso anche muovere la levetta, ma siccome voglio fare il figo, io muoverò come un coglione il controller. Allora, non posso né saltare né attaccare né niente, quindi penso che devo solamente dirigermi all'obiettivo. E devo dire che è un gioco molto particolare, sono felice di averlo scaricato, adesso vedremo un po' come ce la caviamo. Ok, è tutto desertico, quindi penso che proprio l'obiettivo sia raggiungere questi tizi qui, anzi questi cosdi che non sono per niente umani, almeno penso. E vediamo che cosa andiamo a combinare. Ok, adesso si sta muovendo da solo. Che figata! Wow! Journey, wow, il viaggio, che figata. Ok, ah, io posso muovermi, ok. Altra schermata bianca incredibile. Ok, io posso muovermi. Probabilmente devo raggiungere quel posto là. Che figata che sto scivolando sul deserto. Ok ragazzi, non so per niente che razza di gameplay sia. Infatti non è una serie attiva, state tranquilli, è solamente un video a cazzo di cane di questo gioco che volevo un attimo provarlo. Poi ovviamente se vi piace possiamo farci altri video sopra. Però in caso non vi piacesse, state tranquilli, non ce ne saranno altri. Allora, che cos'è questa roba qui? Ok, si sta muovendo da solo, quindi non c'entro niente. E stiamo ricevendo delle lucine bianche. Ok, salve. E mi scuso se ieri non sono usciti i video, ma mi sono sentito di nuovo male, quindi piuttosto che fare un video fatto di merda, non ho voluto far uscire video. E stiamo ricevendo delle cartine, delle bombe carta, stiamo ricevendo. Tieni premuto X. Oh! Volo. Ok. E le cartine, posso... Ah, quando io sono vicino a queste cartine posso saltare, ok. Quindi probabilmente più avanti ci sarà anche una funzione parkour di questo gioco, perché se no non mi spiego proprio cosa dobbiamo fare. Allora ragazzi, ho raggiunto questa strana struttura e lì, come potete vedere, c'è un oggetto bianco che sfortunatamente... Ah ok, posso raggiungere in questa maniera. Non ho ancora capito cosa sono questi robi bianchi, probabilmente mi danno delle abilità ed è molto particolare come cosa. Ah, ci ha dato una sciarpa, ce l'ha potenziato, ok. E ora con questa sciarpa cosa posso fare? Ok, se tengo premuto cerchio, fa delle robe strane... Ok, sembra che non posso fare nient'altro. Ok, forse mi devo avvicinare con la struttura. Ok. Perfetto. Se salgo qua in cima probabilmente ci sarà sicuramente qualcosa, perché sennò non mi davano la possibilità di salire. Ok, è veramente particolare come gioco ragazzi. E che cos'è questo? Tieni premuto cosa? Ah, cerchi, ok. Ok. What? Cosa ho fatto? Ok, ho attivato un meccanismo tipo... Ok, ho tirato dei fogli di giornale. Bello, molto bello, gameplay emozionante. Ok. E ora? Probabilmente devo raggiungere quel posto là. Attieni premuto cerchio, ok.
Ouch! Sono diventato tipo Cristo, perfetto. Ok, ragazzi, si sta illuminando qualcosa. Non so neanche come io abbia fatto, onestamente. Ok, stiamo diventando qualcosa. Ci stiamo tipo, meditando. Ok. Quanto è inquietante il nostro personaggio, però, porca miseria. Siamo tipo nell'Eden. Chi è quella figura lì? È la Madonna. Salve, signorina. Penso signorina, poi magari c'ha il pisello sul tizio, non lo so. Ok, penso che il nostro obiettivo sia raggiungere quella sorta di montagna o di tempio, non so bene che cosa sia. E cosa sta succedendo? What the fuck? Sembra tipo che delle stelle, delle costellazioni si stanno illuminando. È abbastanza particolare come gioco, non dico sia brutto, ma è strano. Ah, ragazzi, e sto anche scaricando due giochi nuovi che sto scrivendo qui su PlayStation, quindi a breve ci saranno altri episodi randomici di altri giochi. Ok, lì si sta illuminando qualcosa, tipo un totem. Sembra una specie di mappa, possibile? Lo scopriremo presto. Ovviamente, come al solito, schermo bianco. Dai, apriti un po' a porta. Ottimo, da quello che so ci sono tipo quattro regni, tipo questo è il regno desertico e poi ce ne sono altri. Onestamente non lo so perché non ho mai visto né gameplay né ho seguito conversazioni di questo gioco, ho solamente visto qualche screenshot e mi sembra che ci siano altri pianeti, altre regioni, possiamo chiamarle. Non lo so, adesso lo scopriremo, penso. Ok, una cascata di sabbia, interessante. Ok, lo scenario è diventato un po' più vario, anche se siamo sempre nel deserto. Probabilmente noi saremo lì in cima, dovremo fare il salto dalla fede alla Ezio Auditore per riuscire a scappare. Ok, quindi sì, penso sia un gioco parkour, giusto? Non mi sto muovendo io, per la cronaca. Ok, ora sì. Devo probabilmente buttarmi di sotto. Perfetto. E quanto è leggiato il nostro personaggio, se guardate quanto è figo. Poi la cosa che vedete muovere la sabbia mi piace tantissimo, ok. Ok ragazzi, ho eliminato questo stendardo e ho fatto generare tantissime carte, oh mio Dio. Probabilmente con queste carte riuscirò a salire su quella scultura. Ah no, ho creato un ponte. Che figata. Ok, e la cosa bella è che noi possiamo muoverci quando c'è il ponte che si sta costruendo, figata. Ok, ah io posso raggiungere questo posto, però non posso continuare. Probabilmente devo attivare tutti i piedistalli, quindi adesso mi butterò. Vedete quel tipo, quello stendardo là in fondo? Ecco, io teoricamente posso attivarlo. Adesso andiamo a vedere. Ok, ragazzi, ecco lo stendardo. Per esempio, se noi qua facciamo un salto. Ok, atterriamo qui e poi sfondiamo questo. Cosa succede? Vediamo un po'. Sta succedendo qualcosa? Dovrebbero uscire altri fogli, eccoli qui. Teoricamente dovrebbero costruire il ponte, giusto? Se la mia intuizione è giusta. Andiamo piano piano a costruire il ponte per raggiungere il nostro scopo, che adesso non so ancora quale sia. Ok, il piano funziona, quindi dobbiamo attivare tutti i piedistalli, perfetto. Ok ragazzi, ho raggiunto anche il terzo piedistallo, ma wait a second, vedete là in fondo? Che cavolo è quello? Ma è un gioco online? Quello è un altro player. Oddio, ci sono più player che giocano, veramente? Che figata! Ok, è molto figa come cosa, quindi cerco di rubargli i piedistalli. Ma tipo possiamo aiutarci a vicenda? Tipo lui può costruire un pezzo di ponte per me oppure le partite sono separate? Molto interessante. Guardatelo, si sta avvicinando. Ok, attiviamo anche questo qua. Teoricamente dovrebbe attivarsi il ponte. Fammi un po' vedere. Guardate quanta roba sta uscendo, dai. Perfetto, guardate quante bombe carte. Io le chiamerò bombe carte perché non so cosa. Eccolo lì il tizio. Cosa sta facendo quell'uomo? Abbiamo attivato il ponte totale? Poi l'ho detto con un accento totale. Ok, abbiamo attivato il ponte, quindi ora possiamo salire là in cima. Però prima voglio interagire con l'omino qua sotto. Ok, che cosa sta facendo? Ouch! Che figata. Ah, possiamo elevarci? Che stranezza, ragazzi. Wow. È stato un piacere, amico. Ora devo andare avanti nella mia storia. Ok, ragazzi, ho sorvolato tutto il ponte. Abbiamo raggiunto questo strano posto. E adesso cosa dobbiamo fare? Ok, qua ci sono un botto di totem. Ah, ok, mi basta avvicinarmi. Forse li devo illuminare tutti.
Vai un po' provare. Perfetto, li ho illuminati tutti. Adesso? Ok, quindi dopo aver illuminato tutti i totem si attiva un portale. Ok, penso di aver capito. E abbiamo aiutato di nuovo la Madonna. Ciao Madonna, come stai? Ok, ragazzi, si sta creando qualcosa di particolarmente alto. Ah, una porta. Ah, che figata. Ok, e questa qua è tutta sabbia che cade. Veramente figo. Comunque voglio assolutamente capire se la mia teoria è giusta, cioè quella che ci sono altri universi, c'è solamente quello sabbioso. E ok, un altro filmato, quindi un'altra schermata bianca. Ce ne sono parecchi, devo dire. Però ok, vediamo un po' cosa ci aspetta. Ok, abbiamo entrato in un'altra zona e possiamo scivolare, e mi posso muovere oppure è un filmato? No, ok, mi posso muovere io. Ok, ora è diventato un filmato, niente. Stiamo avendo tipo delle allucinazioni, è possibile che il sole battente ci stia facendo male alla testa? Ok, non è molto lontano, qui è il vulcano, anzi un vulcano barra montagna, e là c'è una stella cometa. Possibile che sia un altro player? Non lo sapremo mai. O forse sì. Quanta imponenza. Wow, è veramente figo, questo stile grafico, ragazzi, mi piace veramente da morire. Comunque, prima di concludere l'episodio, ragazzi, vorrei raggiungere quella montagna, a meno che non sia veramente troppo lontana, e quindi avventuriamoci. Ok ragazzi, stavo un attimo viaggiando nel deserto quando ho trovato questi strani cosi volanti. Cosa cavolo sono? Andiamo subito a interagire perché voglio vedere che cosa sono, assolutamente. Ma dove sono andati? Adesso come minimo appena oltrepassiamo questa duna troveremo la distruzione e la morte. E stanno scappando. Possibile che si stanno allontanando da me? Non lo so. Ok, si stanno tutti riunendo intorno a questa struttura, quindi possiamo finalmente toccare. Ehi tu! Ok, mi sembra quasi che lui abbia paura di me. E qua, oh, c'è un altro player. Ehi amico! Che figata! Ok, abbiamo trovato un altro player. Possiamo interagire contro questi cosi? Non lo so. Però qua ci sono dei totem, quindi tocchiamoli che magari troviamo un segreto. Cosa diavolo è? Posso tipo attivarlo? Ok, non so che cosa sia quel coso lì, ragazzi. In caso voi lo sappiate, scrivetemelo nei commenti. Intanto io continuerò a dirigermi verso la montagna gigante perché secondo me lì ci sarà il grande segreto di questo gioco. Ok, ragazzi, ho trovato una struttura, sto salendo. E qua dentro ci sono delle strane creature, quelle che abbiamo visto in precedenza. Quindi cerchiamo di scalare. Oh, salve! Cerchiamo di scalare perché. Ok, qua finisce il ponte. Cosa devo fare? Oh ragazzi, vedete, queste creature qui mi portano sopra. Quindi mi aiutano. Ehi tu, aiutami. Quindi se io premo cerchio. Ah, se io premo cerchio, vedete? Loro mi portano sopra. Che figata. Grazie amici miei. Ok, quindi. Grazie. Posso. Quindi io posso scalare gli edifici e le varie cose. Cosa cavolo è quello dell'ascensore? Grazie a quelle creature, che figata. Ok, abbiamo raggiunto la parte superiore dell'edificio e c'è un'altra serie di totem. Ok, attiviamoli tutti. Perfetto. Venite qui, amici miei. Perfetto. Ok ragazzi, utilizziamo questa strana creatura per salire. Possiamo. Ok, cosa sta succedendo? Un filmato. E con quale musica? Ok. Cosa abbiamo forse. Siamo forse andati avanti? Ok, abbiamo completamente cambiato scenario. Ora ci troviamo in uno strano posto. Sempre nel deserto, ma abbiamo cambiato location. Che figata, sono tipo dei tappeti volanti di Aladdin. Ok. Che figata. Questa scena è veramente figa. Ah, io posso salire qui. La musica è fighissima. Wow, è veramente maestoso come gioco, ragazzi. È fatto veramente bene. È, come ho già detto, molto particolare. È una sorta di gioco enigmatico o qualcosa del genere.
Però è veramente carino, perché tutto questo utilizzo della sabbia mi fa morire, perché a me mi piace la sabbia. Ovviamente magari se vado al mare odio avere la sabbia sotto i piedi, ma quello è un altro discorso. È veramente, nei giochi è veramente fighissimo. Ok. Non so dove stiamo andando. Stiamo seguendo queste creature come mine, adesso ci stanno portando nella morte, nella distruzione. Posso tagliare la sabbia? Wow. Io lo sto muovendo il personaggio, anche in questa cazzina. Ah, lì c'è un coso bianco, lo vedete? Probabilmente quei cosi bianchi servono come punteggio, come ho già spiegato. Vedete quello lì? Sfortunatamente non posso più raggiungerlo. Ok, ragazzi, ho attivato tutti e cinque gli stendardi e adesso voglio vedere che cosa succede. Ok, attivando tutti gli stendardi si attiva una cutscene, proprio come avevo predetto. E queste strane creature stanno entrando in questi cilindri. Ragazzi, io non riesco a capire il senso di questo gioco. Non dico, come ho già detto 150.000 volte, che sia brutto, però non ci capisco una mazza. Ok, ragazzi, quindi appena oltrepasseremo quel portone, terminerò questo episodio perché prima di continuarlo vorrei sentire i vostri consigli, anzi, i vostri commenti per vedere se il gioco vi piace. E adesso wow, tutte le creature stanno andando intorno a noi e quindi noi possiamo volare. Che figata. Ok, ragazzi, quindi spero che questo video possa esservi piaciuto, è un gioco veramente particolare con una storia proprio stranissima ed enigmatica. Quindi ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto e niente, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!